Presidente Crippa, Federbeton, SAI edizione 2015, che cosa portate all'attenzione di chi vi viene a trovare qui al Padiglione 25? Quali sono le novità in questo settore? Ma guardi, io credo che la cosa più importante del SAI di quest'anno sia l'innovazione. L'innovazione dei materiali che vengono presentati qui, ma soprattutto l'innovazione che come Federbeton stiamo cercando di avanzare con questa proposta della fabbrica delle idee. Cioè, sostanzialmente cogliamo l'occasione del SAIE e di una mostra fieristica che si sposta dalla mostra dei prodotti al dibattito su settori che hanno necessità di interventi importanti per il loro rilancio. Abbiamo qui 100 personaggi del mondo accademico, del mondo della politica, del mondo delle imprese che lavoreranno in questi due giorni intorno a 4 tavoli per ogni giorno. Potrebbe essere anche, come dire, un'occasione di conflitto fra idee diverse, ma alla fine speriamo che ne esca una sintesi che aiuti a rilanciare questo settore che è destinato ad una triste fine se non riusciamo a trovare un nuovo percorso di sviluppo. Quando dice innovazione, quanta ricerca, quanto studio c'è nel vostro settore per arrivare? Immagino che ci si impegni molto per cercare nuove soluzioni e quindi è una voce importante del settore questa. In valore assoluto probabilmente non è una voce rilevante, perché come voi sapete il cemento e la filiera del cemento è una commodity sostanzialmente, quindi diciamo che tradizionalmente non è un elemento di ricerca, non è l'high tech. Però da un punto di vista relativo, quindi diciamo sugli investimenti e il tasso di crescita degli investimenti in innovazione degli ultimi anni, ecco, questo è molto molto alto, perché come dire, i produttori di cemento hanno scoperto che il cemento può essere una matrice che supporta altri modelli di innovazione. Faccio un esempio: un'impresa nostra associata produce il cemento fotocatalitico e il cemento è la base per esercitare una funzione fisica che è quella della fotocatalisi. Quindi può essere veramente la matrice di tanti diversi modelli di innovazione.